E voglio anche dirvi una cosa, l'unico settore in Italia, e sfido chiunque a dirmi che non è vero, l'unico settore in Italia che è stato liberalizzato fin dal 1998 è stato il settore del commercio, mentre altre liberalizzazioni che dovevano essere fatte sono ancora lì, ferme al palo. Allora non è nell'arretramento delle ragioni della concorrenza, ma casomai è nell'avanzamento di una politica a favore di questo settore che finora, come è stato giustamente ricordato dal vostro sindaco, non è mai stata fatta. E allora bisogna fare in modo che ci sia una politica per rilanciare questo importante settore. Ecco perché noi all'Assemblea Confederale abbiamo parlato di Economic Compact, proprio per questo. E guardate, Economic Compact vuole anche dire sviluppare questo piano per le città. Noi, proprio sulla scia anche di Alberto, l'abbiamo chiamato Urban Pro, è al suo decollo, stiamo collaborando e mi pare che siano già 18 le città che stanno realizzando l'Urban Pro. E guardate, un piano di riqualificazione delle aree urbane, come è stato anche ricordato di chi mi ha preceduto, di rivitalizzazione dell'orte sub-economico e di risoluzione anche della questione mobilità, che in Italia, mi pare di ricordare che in Italia si concentra per il 70% nelle città.